Allora, come da titolo, vi faccio vedere come riparare una TV Samsung modello SyncMaster 226BV. Non so se si vede, ma la TV lampeggia in questa maniera. Il LED azzurro è acceso. Questa qua probabilmente ha anche il display rotto, ma non importa, voglio comunque farvi vedere come fare spiegandolo in maniera un po' più dettagliata. Per prima cosa rimuovo il piedistallo con queste tre viti. Ci sono una, due, tre viti che tengono chiuse le due coperture di plastica. Tolgo anche queste. Poi giro il monitor. Faccio leva sui bordi in modo da staccare la cornice anteriore da parte posteriore. Ok, poi qua bisogna stare attenti ad alzarlo perché c'è il cavetto del tastierino e del LED. Questo per scollegarlo a un gancetto, bisogna schiacciare, fare in modo che il gancetto si alzi e si può togliere. Adesso questo è libero, se io giro stando attento, la parte di plastica è libera, si rimuove. A questo punto devo togliere questa protezione, faccio leva qua sotto, in modo da sganciarla. Una e una due, poi si può togliere. Scollego i cavi delle lampade. Qua c'è il cavo del segnale video sul pannello. Per rimuoverlo si schiaccia i due lati. Quindi posso prendere la parte questa e toglierla. Così ho diviso il pannello LCD dalla parte delle schede. Questo lo metto da parte, prendo la parte delle schede. Per prima cosa vado a verificare l'alimentazione. Allora qua c'è una, due, tre viti. Mande puina. Poi stacco il connettore qua, sempre col sistema linguetta. Posso togliere la scheda. Bene, allora se avete seguito gli altri miei video avete già visto il problema, che sono questi condensatori gonfi. Qua questi sono danneggiati perché si sono gonfiati, si vede da di lato che la parte superiore è rigonfiata, dovrebbe essere piatta come questo. Quindi vado a sostituire questi tre condensatori, li tolgo e li sostituisco. Girando la scheda sono il C10, C110, C111 e C112. Vado a mettere un po' di stagno nuovo in modo da facilitare la rimozione. Poi li tolgo. Allora, ci sono tre modi, più diversi modi per toglierli. Allora, o scaldo da questa parte con l'altra mano, faccio leva in modo da tirarli via, oppure con un sistema che mi trovo molto bene è usare la trecciola. Si appoggia la trecciola sopra. Questa praticamente assorbe lo stagno. Ecco così, assorbe lo stagno. Questo secondo me è il metodo migliore. Ecco l'altro. Oppure si può usare la pompetta e
si scalda lo stagno, si rimuove con la pompetta. Ma secondo me questo non è il massimo. Terzo, preferisco la trecciola. Una volta tolti i condensatori vado a leggere il valore: 820 microfarad, 25 volt, tutti e due il C110 e il C111, mentre il C112 è da 330 microfarad, 25 volt. Allora li vado a mettere sempre di uguale capacità, cioè questo da 330 microfarad, e se li ho un valore di tensione maggiore, cioè per esempio questo qua anziché 25 volt lo vado a mettere da 35, così dura di più. In questo caso li ho uguali, quindi li vado a mettere uguali, non li ho superiori, quindi 25, 820, sempre da 25, 330. Un altro valore da verificare sono i 105 gradi, che è la temperatura che, a cui possono resistere. Ci sono da 105 e da 80, ma meglio metterli da 105. Comunque mi pare che ultimamente sono quasi tutti da 105. Allora vado a rimettere i condensatori. Qui bisogna stare attenti al verso, la linea bianca indica il meno e va di solito segnata sui circuiti. In questo caso c'è la parte tratteggiata nera, basta guardare eventualmente anche gli altri condensatori sulla scheda. Infilo uno, giro la scheda e piego i reofori, si chiamano, in modo che non cada fuori. Faccio la stessa cosa con il secondo. E poi l'ultimo. Adesso posso andare a saldarli. Tocca così. La saldatura deve essere bella lucida, perché se è lucida vuol dire che è fatta bene, altrimenti vuol dire che è fredda. Una volta saldati posso andare a tagliare i cavi in eccesso, i pezzi qua. Forbice del merda. Abbiamo i nostri tre condensatori belli nuovi. Adesso non resta che provare. Questi si possono buttare. Allora riposiziono la scheda al suo posto, prima collego qua, qua bisogna incastrarla qua dentro, così e così. Poi c'è questa linguetta che tiene fermo in linea la parte fuori, ok. La vite grossa andava qua a mascia e l'ultima vite. Appoggio la cornice davanti, poi metto il pannello all'interno, testa in giù, e vado a mettere tutta la parte con le schede. Quindi aggancio il cavo, il segnale video là, qua in questo modello si allinea su quest'angolo. Poi c'è da stare attenti a far passare i cavi qua dentro, quelli delle lampade, poi si possono collegare.
ricollego il tastierino. Il cavo qua poi ha delle sedi, qui deve passare all'interno in modo da non essere schiacciato quando si chiude. Prima di richiudere tutto proviamo, collego l'alimentazione, giro tenendo tutto insieme perché questi non sono fissati, tac, diamo tensione e come per magia la TV è riparata. Allora scollego l'alimentazione, scollego qua, rimetto la protezione che è a incastro, qua ci sono due sedi che vanno a incastrarsi qua e poi si incastra sopra. Così prendo il coperchio dietro, lo appoggio e lo schiaccio, rimetto le tre viti, il piedistallo, peccato che là sia tutto rovinato, se no era un bel monitor. Spero che se avete visto questo video di avervi convinto nel riparare il vostro monitor e ridurre magari un po' l'inquinamento dai dispositivi elettronici. Ciao! Perfettamente funzionante, spero di aver fatto le riprese un po' meglio del solito e ciao al prossimo video!